There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. All'ultima tappa del Tuscany Rock Tour e per un amante come me di Gaudì non poteva mancare una tappa a Capalbio. Il comune è il più a sud della Toscana a confine col Lazio. Il nome Capalbio sembra derivare dal latino caput album, testa calva, simbolo del paese come si può vedere nello stemma con il leone di Siena che sorregge una testa calva sulla porta senese. La rocca aldobrandesca con l'imponente torre spicca tra i tetti delle case in pietra che si affacciano sulle strette vie del borgo. Accanto alla rocca si trova Palazzo Collacchioni, di epoca rinascimentale, che conserva al suo interno il pianoforte che Giacomo Puccini usava quando soggiornava a Capalbio. Capalbio è conosciuto anche per lo splendido Giardino dei Tarocchi, dove mi trovo proprio ora, che si trova a pochissimi chilometri dal borgo antico. Il giardino è famoso per le grandi sculture dell'artista francese Niki de Saint-Phal, che raffigurano i 22 arcani maggiori delle carte dei Tarocchi, ispirato al meraviglioso Parguel di Gaudí a Barcellona. Le sculture, alte dai 12 ai 15 metri, sono realizzate interamente con tondini di ferro di vario spessore e gettate di cemento. Al centro della vasca circolare in cui si raccolgono le acque sgorganti della bocca della papessa si trova la ruota della fortuna. Tra le sculture più rappresentative del complesso, un capitolo a parte lo merita senza dubbio l'imperatrice, gigantesca statua all'interno della quale Niki de Saint-Phal ha anche abitato per lunghi periodi durante i lavori. Io vi ringrazio a nome di tutto il team di NetKeyTaDB per averci seguito in questo splendido viaggio. Spero che vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube per seguirci e supportarci nelle nostre prossime avventure. Buon viaggio a tutti quanti!